Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Un video molto particolare perché non parleremo proprio di medicina, anzi in realtà parleremo di qualcosa che è correlato alla medicina ma diverso. Prima di tutto ragazzi però vi invito a lasciare 500 like su questo video. Perché? Perché ho dovuto smontare mari e monti qua in Calabria per avere una videocamera, me la sono fatto prestare da un mio amico fotografo proprio perché, che ringrazio, proprio perché mi ero dimenticato di caricabatterie a Roma, sono un caso perso, sono youtuber dei poveri, lo sapete come lo dico io sempre, e mi ha aiutato prestandomi la sua super videocamera, quindi ringraziamo me e ringraziate lui, si chiama Salvo, fatelo sapere, grazie Salvo nei commenti, mi raccomando. 500 like per dirgli grazie, cioè se sforzate mi ha dato 5.000 euro di videocamera, mai avuto questa attrezzatura super professional. Speriamo che la qualità ne giovi, almeno per questo video. Inoltre, iscrivetevi al mio canale, mi raccomando se è la prima volta che venite, se volete sapere, io sono Giuseppe, sono un medico laureato a Roma, se volete sapere un po' come avviene anche queste questioni un po' burocratiche nel mondo della medicina. Ma adesso non ci perdiamo in chiacchiere, via con la sigla, se riesco a farvela vedere la sigla. Parlato che dopo l'abilitazione per poter lavorare un medico e fare quindi libera professione dovrebbe aprire quella che viene chiamata partita IVA. Chiariamo per lo più però questo concetto principale. Chi deve aprire partita IVA ha un reddito inferiore, o meglio fattura nell'arco di 12 mesi meno di 5.000 euro. Perché questo? Perché è il limite imposto dalla legge per poter fatturare con le prestazioni occasionali. Però in realtà si crea qui un problema, perché il medico facendo libera professione non sta facendo una prestazione occasionale, ma sta facendo una prestazione appunto di libero professionista. Per tale motivo può fare la ricevuta fiscale, si può fatturare con il codice fiscale, ma fino a un massimo di 5.000 euro. Se dovete fare guardie mediche, se dovete fare sostituzione al medico di base, cercate di capire se potete o meno superare i 5.000 euro annui, perché se li superate vi conviene aprire partita IVA, altrimenti non vi conviene. Apro rapidamente una parentesi che chiuderò fra poco. In specializzazione non c'è bisogno di avere partita IVA. Perché? Perché lo stipendio che voi percepirete durante la scuola di specializzazione non è uno stipendio ma una borsa di studio. Pertanto la borsa di studio non viene considerato reddito ma un rimborso spese, una cosa del genere, e quindi in quel caso non dovete aprire partita IVA. Certo che se durante la scuola di specializzazione voi fate delle sostituzioni e superate i 5.000 euro annui, allora lì vi serve la partita IVA. Il discorso è sempre lo stesso, ma è molto improbabile che voi facciate delle sostituzioni durante la scuola di specializzazione, o meglio che superiate i 5.000 euro, perché la libera professione è vietata durante la scuola di specializzazione. C'è un contratto di esclusiva con l'ospedale dove state lavorando, quindi in sostanza vi dovete dedicare solo alla specializzazione, anche perché, parliamoci chiaro, dalla mattina alle 7 alle 10 di sera chi c'ha tempo dopo la fate una libera professione, e quindi in quel caso non vi serve la partita IVA. Chi come me sa che in questo periodo comunque fatturerà un po' di più fino almeno a luglio, poi a luglio se entro in scuola di specializzazione, o meglio ad ottobre, novembre, quando inizierò la scuola di specializzazione, speriamo, chiuderò la partita IVA, altrimenti la continuerò ad utilizzare. Fatta questa premessa, spero che sia stato comunque tutto chiaro, e mi raccomando, se avete dei dubbi fatemelo sapere nei commenti. Andiamo a capire come funziona la partita IVA e le spese che ci sono. Allora, io non so esattamente come si debba aprire, so che si può fare direttamente sul sito, non lo so esattamente la procedura, perché io ho parlato col mio commercialista, mi ha richiesto codice fiscale e carta d'identità e l'ha aperta lui, ma sostanzialmente come mi ha detto ci vuole un'ora, e quindi dopo un'ora avrete la vostra partita IVA. Andiamo a snocciolare qualche cosa un po' diversa. Quale partita IVA ho fatto io? Quella che viene definita regime forfettario. Cosa significa regime forfettario? Che voi avete un'IVA bassissima, parliamo del 5%, poi vedremo come è ripartito, se fatturate meno di 65.000 euro annui, quindi una cifra non altissima ma nemmeno bassa, quindi diciamo che sostanzialmente penso, spero di superarli magari, però è molto difficile anche perché lavorerò un paio di mesi, quindi non penso di raggiungere 65.000 euro annui, magari, speriamo. L'altro contro che ha questo tipo di partita IVA è che voi non potete scaricare nulla, ad eccezione di due cose che vi dirò dopo. Se voi sapete i liberi professionisti, molte volte sentite dire ah mi scarico questa cosa, io non lo posso fare perché facendo il regime forfettario ho un vantaggio da una parte di avere l'IVA molto bassa, ma non posso scaricare nulla. Loro hanno scaricato una minima parte, viene così definita, calcolata nel regime forfettario, ma che sostanzialmente tutte le attrezzature che voi utilizzate
per fare il vostro lavoro non possono essere scaricate. Andiamo a vedere le spese che voi dovete sostenere. Bene, per medici, io parlo per le consulenze mediche, si applica il 5% sul 78% che voi avete fatturato. Vi snocciolo qualche numero per farvi capire. Se voi avete fatturato 1000 euro, voi andrete ad applicare il 5% IVA sul 78%, ovvero su 780 euro, che sono a conti fatti circa 400 euro. Quindi è molto vantaggioso, perché se sapete i liberi professionisti hanno anche una tassazione del 30-40%, quindi è veramente vantaggioso, proprio perché è un po' un aiuto per chi è alle prime armi col lavoro e che quindi non ha una buona possibilità di pagare tanti soldi. In più la partita IVA e l'apertura della partita IVA è totalmente gratuita. È una cosa che veramente è vantaggiosa, cioè non ha senso andare a fare evasione in questo caso, non ne capisco niente di queste cose, però veramente per quanto fatturate conviene veramente farla. Ovviamente non è che vi sto incentivando, però se fate libera professione come medico, secondo me conviene aprirla. Altra cosa da tenere in considerazione: su ogni fattura che voi fate dovete anche andare ad applicare il 4% di tassazione EMPAM. Diciamo che è una cosa che dovete fatturare, o meglio che dovete versare, perché sapete la cassa di previdenza sociale per i medici, il 4% di quello che guadagnate. Quindi ogni 100 euro che voi guadagnate, il 4% va nell'EMPAM. Però c'è da dire una cosa, che quello che voi spendete, che voi versate nelle casse dell'EMPAM, è l'unica cosa che voi dovete scaricare, o meglio che potete scaricare dall'IVA. Quindi di quel 78% voi andrete piano piano ad abbassare in base a quanto versate nelle casse dell'EMPAM. Tant'è vero che mi ha detto il mio commercialista che molto probabilmente io non dovrò versare quasi nulla, perché tutto quello che verso nell'EMPAM mi verrà detratto dal 78%. Quindi in sostanza, bene, fatturo in modo legale. C'è un'altra cosa da dire: su ogni ricevuta che voi fate al vostro paziente, io per noi medici nel regime forfettario non vi è l'obbligo di fatturazione elettronica, anche se mi ha detto il commercialista che molto probabilmente dall'anno prossimo sarà obbligatorio, però per il momento non è obbligatorio. Quindi voi fate una ricevuta classica che stampate, un PDF che inviate, tutto il resto, però ad ognuno di questi dovete applicare l'imposta da bollo di 2 euro se superate 70,70 euro. Quindi se la fattura è inferiore a 77 euro e 70, allora non dovete applicare questa imposta da bollo. Se è superiore dovete applicarla. Non dovete andare ogni volta al tabacchino, ma ogni tot fatture viene fatto un F24 e si paga direttamente allo Stato per il numero di fatture superiore a questa cifra, questa imposta qua. Quindi avete fatto 100 fatture superiori ai 77 euro, allora pagherete 200 euro allo Stato con un F24. Questa è la sostanza di come funziona una partita IVA in regime forfettario per noi medici. Altre cose che vi devo dire, sinceramente non lo so, io ho parlato di recente col commercialista, gli ho fatto vedere un po' come faccio le fatture, molto semplice, potete farle con codice fiscale, ci siete a mettere queste cose, ma queste sono poi piccole finezze burocratiche che dovete fare con il vostro commercialista. In sostanza, siete dei colleghi che state adesso facendo libera professione o che state facendo guardie mediche, sostituzione e così via, vi discorrendo, valutate se pensate o meno di superare i 5.000 euro annui. Se li superate, allora aprite la partita IVA. Secondo me vale rivolgersi ad un professionista, un commercialista, perché noi non ne abbiamo idea, o meno io non avevo idea di fatture, imposte da bollo, EMPAM, Ningle, non avevo idea di niente, quindi mi ha indirizzato lui. Mi sono risparmiato del tempo, ogni professionista deve essere pagato per il proprio lavoro, ognuno c'è il suo tariffario, ma secondo me è un investimento. Alla fine, su 10.000 euro che vi auguro a tutti di guadagnare, ne dovete pagare 500 di tasse e 400 che vanno all'EMPAM, ma che poi dovrete questi 400 magari su 500 euro che dovete pagare, ne pagherete solo 100 perché li andate a scaricare. In sostanza è molto vantaggiosa. Se sapete ovviamente altro che io magari non ho detto, perché ovviamente non pretendo di essere considerato commercialista e vi sto riportando solo la mia esperienza di un medico neolaureato che si sta immettendo nel mondo del lavoro, fatemi sapere con un commento, dandomi magari qualche consiglio o magari dicendomi la vostra esperienza, come voi vi state regolando. È sempre bello, il mio canale, lo sapete, è un modo di confrontarci,
Io racconto la mia esperienza, ma ci tengo che anche voi raccontate la vostra esperienza, in modo tale che altri più piccoli, più grandi, possano apprendere o magari utilizzarli in caso necessario. Detto questo, ragazzi, spero che questo video esperienziale, questo racconto su quello che è il mondo del lavoro, quindi che poi esce dal mondo della medicina, che però per carità è fondamentale, vi sia piaciuto. Mi raccomando, 500 like per un prossimo video, per ringraziare Salvo che mi ha prestato la Canon 6D. Io come sempre vi ringrazio e vi invito ad iscrivervi su questo canale, perché sicuramente farò altri video quando magari avrò altre informazioni che mi darà il commercialista. Speriamo che non ci siano problemi di nessun tipo, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!